Benvenuti alla puntata numero 8 di questa stagione 2015-2016 di Focus Territorio e Sviluppo. Al centro della nostra attenzione, come capirete dall'immagine alle mie spalle, il vetro. Siamo infatti alla Vetri Speciali di Spini di Gandolo, l'industria che ha preso il posto in brevissimo tempo della storica fabbrica del freddo di Trento in questa location a nord della città, vale a dire la Whirlpool, fabbrica di elettrodomestici che qui era specializzata in particolare nella produzione di frigoriferi. Dunque la riconversione e la riqualificazione in industriale sono il tema di cui ci occuperemo in questa puntata. Ne abbiamo parlato inizialmente con il vicepresidente della giunta provinciale trentina e assessore allo sviluppo economico e al lavoro Alessandro Olivi. Dopo ci ritroveremo qui nella sala d'ingresso dello stabilimento della Vetri Speciali con l'amministratore delegato Giorgio Mazzer. Ci siamo impegnati sì dal primo giorno dell'avvio di questa acuta crisi promuovendo una rete di contatti sul territorio anche fuori dal Trentino, promuovendo gli asset competitivi che questo territorio può offrire ad un'attività sostitutiva e abbiamo soprattutto inventato il vero e proprio modello Whirlpool, quindi una cooperazione anche con l'azienda che aveva dismesso l'attività, che ha fornito delle risorse non solo per la formazione dei lavoratori ma anche per trovare un imprenditore in grado di subentrare nel sito in condizioni fortemente favorevoli. Noi abbiamo scelto di mettere il sito a disposizione degli investimenti produttivi e dell'assunzione di nuovi lavoratori praticamente a costo zero, quindi una forte valenza attrattiva dell'immobile che abbiamo utilizzato come veicolo promozionale. Oggi abbiamo un'azienda che investirà 50 milioni di euro e raggiungerà almeno 200 unità lavorative attraverso un usufrutto per praticamente a costo zero, quindi l'immobile che era di proprietà di Trentino Sviluppo è stato messo a disposizione con un bando pubblico a quell'azienda che avesse garantito le maggiori ricadute economiche e sociali. Così facendo abbiamo intercettato l'interesse di un grande gruppo, la Vetri Speciali, che ha riconosciuto questo modello vincente anche rispetto ad altre ipotesi alternative che stava vagliando per esempio in Veneto. metri quadrati di proprietà pubblica con una concessione di usufrutto trentennale dell'immobile in cambio di un impegno per investimenti produttivi e occupazionali da parte della Vetri Speciali, l'ex Whirlpool di Trento, come modello di riconversione di un grande sito produttivo industriale. 30 persone già operative a fine 2015 in una linea complementare, 150 gli occupati entro il 2017 e oltre 200 entro il 2019. Vale a dire metà della forza lavoro dell'ex Whirlpool. L'accordo prevede l'avvio della produzione della nuova azienda entro l'inizio del 2017, con l'assunzione iniziale di 150 persone che a regime saliranno appunto a oltre 200. Siamo all'interno di quella che un tempo era chiamata in tutto il Trentino la fabbrica del freddo, dove si producevano in particolare celle frigorifere e frigoriferi da parte della Whirlpool. Tra poco invece sarà quasi la fabbrica del caldo e lo spieghiamo subito insieme a Giorgio Mazzer, che è amministratore delegato della Vetri Speciali. Benvenuto a Focus. Grazie. Dicevamo fabbrica del caldo perché è in costruzione un forno per produzione di vetro per bottiglie. Lo stiamo vedendo nelle immagini che mentre parleremo andranno in onda. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta, che scavo avete iniziato qui a Spini di Gandolo? Si tratta di una produzione di bottiglie contenitori in vetro per alimenti, bottiglie speciali in diversi colori. Abbiamo cominciato uno scavo profondo 7 metri abbattendo dei capannoni per 5.500 metri quadrati, uno scavo 7 metri dove sarà messo il forno con un capannone che avrà un'altezza fino a 25 metri. Ecco, siamo partiti dalla strettissima attualità. La nostra puntata è dedicata alla riconversione e riqualificazione industriale, un processo tutto sommato abbastanza rapido, dalla fabbrica dei frigoriferi alla Vetri Speciali. Insomma, voi siete stati attirati anche da questa concretezza e velocità? Assolutamente, era una condizione sine qua non di avere tutti i permessi e le autorizzazioni in tempi velocissimi. E possiamo dirlo che c'è stata una corsa per arrivare in tempo
pensando che al 20 giugno c'è stata l'apertura delle buste per quanto riguarda il bando. 20 giugno 2015. Abbiamo firmato il 6 agosto un protocollo d'intesa con la provincia, Trentino Sviluppo, le organizzazioni sindacali e il Comune di Trento. Il 16 novembre abbiamo avuto le autorizzazioni, tutte le autorizzazioni ambientali di costruire, per costruire, e siamo partiti con la costruzione. In tempi velocissimi, le strutture si sono mosse in modo assolutamente veloce. Siamo stati molto molto soddisfatti per i rapporti e per quello che abbiamo ottenuto in tempi tutti brevi. Ecco, prima di guardare al futuro di questa azienda, in questo nuovo insediamento, facciamo un passo indietro e ripercorriamo un po' la vostra storia. Partita ormai più di 40 anni fa, attraverso quali tappe principali e quali stabilimenti? Siete già presenti in Trentino, a Pergine, poi avete il vostro centro amministrativo, insomma il cervello in centro storico a Trento, a Palazzo del Diavolo. Sì, tutto è partito, la Vette Speciali è nata... Si è costituita nel 1994 come società commerciale per commercializzare le bottiglie di tre stabilimenti, quello storico del 1974 di Pergine, la ex Norvetri, e due di acquisizioni da un concordato fallimentare in Veneto e in Friuli. È partita nel 1994 di proprietà di tre stabilimenti, nel 2004 è diventata industriale assorbendo per incorporazione i tre stabilimenti, è diventata una società industriale con tre stabilimenti produttivi, Gardolo, Sorel e Quarto. La sede dall'inizio, da quando è stata costituita, è il Palazzo del Diavolo a Trento, dove c'è Palazzo Fugger Galasso, dove c'è la testa della società, dove le strategie, c'è la direzione commerciale, amministrativa, la presidenza, direzione tecnica. Ma tutto questo verrà trasferito qui a Spini? Sì, sicuramente in futuro è previsto che venga tutto trasferito qua, lasciando la sede di Trento. Ecco, parliamo del vostro core business. Abbiamo detto vetri speciali, sono soprattutto vetri per prodotti alimentari e in particolare bottiglie. Di che tipo? Sì, bottiglie, vasi, damigiane, soprattutto per il vino. Il 70% della nostra produzione è indirizzata verso il vino. Poi le distillerie, i cognac francesi, i whisky americani, ma un po' tutto quello che viene richiesto. Produciamo in 11 colori, abbiamo più di 6.000 forme e produciamo da 5.000 bottiglie fino ai milioni di bottiglie. Export in che percentuale? L'export abbiamo il 35% di bottiglie vuote che vanno all'export, se consideriamo quelle che vengono imbottigliate in Italia sicuramente superiamo il 65%. C'è un altro dato importante da sottolineare per quanto riguarda il design, oltre 1.800 disegni ogni anno. Sì, noi abbiamo un ufficio tecnico che fa disegni, che poi si interessa anche per la costruzione degli stampi. Facciamo una media di 150 disegni al mese, 1.800 che poi ci ridurranno in produzione circa il 20%. Ecco, una delle prime linee attivate qui a Spini di Gardolo è quella della cosiddetta riscelta. La vediamo anche nelle immagini che stanno andando in onda. Di che cosa si tratta? Certi clienti hanno necessità particolari anche estetiche, non vogliono nessun vizio, nessun problema, ma nessun nemmeno segno sulla bottiglia, vengono riscelte una a una per certe produzioni particolari, soprattutto per i superalcolici. Quanti dipendenti avete qui a Spini al momento? Arrivano tutti dall'ex Whirlpool attraverso percorsi di formazione specifica? Alla ex Whirlpool oggi abbiamo 30 persone che lavorano a riscelta. Abbiamo assunto altre 22-23 persone che sono in stage, in formazione presso gli stabilimenti, già assunte l'anno scorso, perciò oggi i dipendenti di Gardolo sono circa 65. Cronoprogramma, prossime tappe? Prossime tappe, noi pensiamo continuerà la formazione, abbiamo in formazione oggi altre 55 persone, noi pensiamo di poter partire con la produzione, ti auguriamo, a fine ottobre. A quel momento dovremo avere assunte oltre 150 persone. Grazie a Giorgio Mazzer, amministratore delegato della Vetri Speciali. È tutto da qui, da Spini di Gardolo, dal nuovo stabilimento produttivo sul sito ex Whirlpool. Focus Territorio Sviluppo prosegue con le nostre news e i nostri appuntamenti. Benvenuti alle news di Focus Territorio e Sviluppo. È stata siglata il 16 febbraio scorso l'intesa tra l'impresa trentina Solid Power, insediata nel BIC di Mezzo Lombardo, e Gesta, società del gruppo Coop Service. L'obiettivo è quello di dare un nuovo impulso al settore dell'efficientamento energetico grazie all'utilizzo dei nuovi sistemi di micro cogenerazione a fuel cell.
Quelle del tipo SOFC, prodotte in Italia da Solid Power, unica realtà industriale attiva in questo settore, possono usare direttamente il metano nel loro processo di funzionamento, sfruttando il principio della cogenerazione. La caldaietta è quindi in grado di produrre sia corrente elettrica che calore per usi residenziali, ovvero riscaldamento e acqua calda sanitaria, con ottime performance in termini di emissioni e di risparmio energetico. Unicredit Start Lab apre le iscrizioni all'edizione 2016. Si tratta di una piattaforma di servizi di accelerazione, coaching, training manageriale e sostegno finanziario messa a punto da Unicredit per supportare le start-up, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. Il progetto si rivolge alle start-up innovative di tutti i settori con un articolato programma di accelerazione che prevede l'assegnazione di un premio in denaro, attività di mentoring, formazione mirata e servizi bancari ad hoc. Con 4.000 progetti imprenditoriali analizzati, 250 startup premiate, 30 pitch day e 200 partner coinvolti, Unicredit Start Lab punta a sostenere i giovani imprenditori. Iscrizioni entro la fine di aprile. Per informazioni c'è il sito unicreditstartlab@unicredit.eu. E ora il nostro calendario con gli appuntamenti in agenda. Nel pomeriggio di giovedì 3 marzo, dalle 14 alle 19, al Polo Tecnologico di Via Zeni a Rovereto si parlerà di droni. La prima parte del seminario tratterà lo sviluppo tecnologico del comparto, i modelli e la struttura dei droni, la normativa in vigore e la sicurezza aerea. Nella seconda parte verrà invece dato spazio ad applicazioni concrete, quali possibili utilizzi nel campo agricolo, industriale e civile, come ad esempio nella topografia, nell'archeologia, nella mappatura 3D, nella geologia e negli interventi di protezione civile. Il seminario, aperto a tutti, è gratuito. Iscrizioni sul sito trentinosviluppo.it. Da venerdì 4 a domenica 6 marzo invece Trento sarà la sede della Green Week, un weekend all'insegna della sostenibilità con un intenso programma di incontri, talk, presentazioni di libri e ospiti di assoluto rilievo come Alessandro Profumo e Mario Brunello, ma anche studiosi internazionali come Ian Lundquist, il più importante esperto mondiale sul tema della gestione delle risorse idriche. Io non spreco il titolo scelto per la quinta edizione della manifestazione che è promossa da Venezia Post in collaborazione con Università di Trento, Fondazione MACH, Muse e Trentino Sviluppo.